volta, ma dopo se li chiudi, guarda che aspetta un attimo. Daniele. Ecco. La centrale del latte, anche qua gli uffici e lì i camioncini. Per 100 anni abbiamo avuto il latte, latte varese. Io da buon milanese l'ho sempre sentito nel gusto come il miglior latte che avessi mai bevuto, con tutta sincerità, io con tutto. Però veramente lo devo dire non perché abito qui, ma perché mi sento di dirlo. E questo è il miglior latte che avessi mai bevuto. Naturalmente la concorrenza ormai è del latte alla bottiglia, una concorrenza spietata da 1 euro la bottiglia. Naturalmente loro non potevano per i costi scendere sotto, diciamo, l'€1,50 a bottiglia, e così chiaramente tutto ha il suo tempo. Io spero invece che le cose buone rimangano. C'è la possibilità magari di recuperare, allora, se si riuscisse lì, poi sì, per i corsi della scuola. Fanno dei corsi nella regione Lombardia. La regione Lombardia fa dei corsi, c'è l'ENAIP e qua Centrale del Latte. Concludiamo oggi al 18 dicembre 2021. Gennaro Gelmini e Mauri, okay. Il tuo pensiero per ciò che era. Giornata. Praticamente qui inizia qui, poi però andiamo in giù e sì, vediamo nuove realtà. Sì, guardando questa centrale del latte, penso che ormai il passato è passato, però speriamo che il passato sia anche il futuro. Speriamo che sia anche il futuro, il passato, che si riprenda magari qualche proprietario, certo, che prenda questo bellissimo latte varese, qualche proprietario che vuole continuare, sicuramente. Speriamo proprio. Bene. Ebbene, cari amici, si ricomincia. Gennaro Gelmini e Mauri del nuovo salotto del Mauri. Quindi, Mauri, siamo sulle Alpi. Però c'è un piccolo particolare. Che ci sono gli ulivi. Che ci sono gli ulivi, e questa è una macina per ulivi, da olio per olivo. Che una volta era Gavirate, qua siamo a Varese, sul lago di Varese. E sai, Mauri, tanti anni fa il lago di Varese si chiamava il lago di Gavirate. Ah, non lo sapevo questo. Poi Varese divenne capoluogo di provincia e cambiarono anche il nome al lago, perché doveva essere il lago che aveva il nome del capoluogo di provincia. Ed è bellissimo perché ci sono più di 100 piante di olivo. Sì, sì. Ed è qualcosa di spettacolare. Adesso faremo vedere tutto. Però, Mauri, la tua considerazione di un posto così sulle Alpi? No, è incredibile, perché alla fine questi ulivi, in teoria, qui resistere qui col clima freddo è difficile, ma eppure ci sono. Eppure ci sono, perché questa collina prende sempre il sole, tutto il giorno, perché siamo sopra una collina, tutto il giorno il sole, e poi l'aria del lago. Mite. Io quando abitavo a Milano, poi sono andato sul Lago Maggiore, il mio professore, il mio maestro di storia, mi ricordo, ci diceva, storia, erano due maestri, un maestro e una maestra, c'era la maestra di italiano, anche le elementari, e c'era il maestro di storia, geografia e matematica. Sì.
E ci diceva il maestro, ah, meno male che abbiamo il Lago Maggiore che mitiga il clima, come il Lago di Varese. Io non ci credevo, perché io pensavo, ma quando mai un piccolo lago non è mica il mare? E invece il panorama del luogo è mitigato dall'azione di un lago. E il lago mitiga il clima, come sì. Il Lago di Varese, il Lago Maggiore, il Lago di Comabbio abbiamo qua, il lago... Abbiamo tanti, tanti laghi, bellissimo. Bene, facciamo vedere questo posto stupendo. Allora Mauri, prendi la videocamera e facciamo il giro di questo luogo così bello. Questa è la macina, ecco. Adelio Ossola dona questa macina perché non vada dimenticata la laboriosità dei suoi avi. Che pur più di 300 anni azionarono un frantoio e un mulino con l'acqua del torrente Tinella, in località Vultruna Benedicto, continuando una preesistente tradizione di terra del risalente, terra olei, terra dell'olio, risalente al X secolo. Allora, praticamente qua dal Medioevo, in questi luoghi fantastici, allora intanto che parlo, Facciamo questo giro di questo luogo così stupendo. Mauri, prendi me con le piante. Certo, non troppo lontano, sennò non si sente ciò che dico. Giusto, giusto. E Mauri, l'ammiro che sa fare le riprese. Poi tutte e due siamo migliorati nel corso degli anni, sicuramente. Sicuramente abbiamo una bella esperienza. Allora, veniamo al dunque, mentre facciamo questo giro. Praticamente l'olio qua si fa sul Lago di Varese, adesso su questa collina, come anche sul Lago Maggiore, ma è più rinomato il Lago di Garda, e infatti abbiamo il lago di là, si può anche vedere, poi vi farò delle panoramiche, cari amici, però intanto guardate il Lago di Varese, che luogo incantevole, che com'è bello e tutto. Con poi i monti che si vede, il Monte Rosa, quindi già la Valle d'Aosta addirittura di là. E praticamente qui si faceva anche l'olio di rabizzone, l'olio di colza, l'olio di lino. Quindi questa tradizione dell'olio c'è anche da queste parti, perché dove c'è un lago, se il clima è, diciamo così, come diciamo noi, mediterraneo, benissimo, si può fare l'olio. Le piante assolutamente non ne risentono dell'inverno, piante che crescono benissimo, le vedete dalla struttura di base, vedete giù che la pianta è perfetta, in perfetta sintonia col terreno, non ci sono problemi alla radice, a volte si dice per dire, invece nel vero senso della parola. È bellissime, queste piante crescono rigogliose, messe qua dal 2011, suppongo portate, penso che sia il leccino come varietà, e suppongo che quindi sia anche portata dalla Puglia. Quindi abbiamo un panorama un po' come a Bari, come a Foggia, come a Bitonto, in Puglia. E qua si fanno assolutamente l'olio. C'è la cooperativa di Sant'Imerio che fa olio, che poi devolve i fondi, i soldi per le persone bisognose. E c'è tutto. E guardate le panoramiche, sembra proprio di stare nei luoghi di campagna del meridione, nel vero senso della parola. Invece siamo qua sulle Alpi, il bello che siamo, è di là anche Varese, vedete tutte le case di Varese, con il monte Campo del Fiore. Di là praticamente si va verso il Campo dei Fiori, qua dietro la collina di Bosto, che poi degrada nel senso scende giù verso il Lago di Varese. Posti stupendi. Allora praticamente cos'è successo? Una volta qua si faceva già l'olio, poi chiaramente c'è stato un periodo che tutto questo è stato dimenticato
a favore dell'industria, quindi ognuno, diciamo così, ha messo sulla fabbrichetta. E questo era un luogo industriale, qua si produceva anche filati, molto nota a Como per le aziende di filatura, però anche Varese faceva molto il filato e talvolta lavoravamo per Como. E c'erano anche delle industrie che filavano i tessuti giorno e notte, con le macchine che funzionavano 5 giorni su 7 in continuazione. Perché le macchine da filatura, quando metti il filo dentro, è meglio che la fai funzionare di continuo la macchina, perché sennò devi stare lì di nuovo a inserire i fili. E quindi ti conviene una macchina che funziona sempre. E così l'industria, ma anche industria meccanica, industria dei metalli, metallurgica. E quindi si è perso dagli anni 60 tutto ciò che era. Si è perso molto dell'agricoltura. Oggigiorno, che siamo in un'epoca post-industriale, che le fabbriche qui ormai scarseggiano, per evidenti motivi che sono andati all'estero, così. Ecco riprendere il fattore agricolo, ecco che riprendere tutto il discorso dell'agricoltura. Naturalmente dovendo prendere le piante che c'era bisogno di avere. Qua così, non è che si coltivava più l'olivo. Ed ecco di nuovo tornare l'olivo e tornare in questo stesso posto. Addirittura abbiamo una statua che ricorda molto degli ulivi di Gesù, quindi adesso andremo a riscoprire. Lì è l'entrata, comunque. Ah, stando attenti che si scivola. Attenzione. Allora faccio una panoramica. Questo è l'inizio del giardino con una fontanella. C'è l'indicazione che naturalmente le olive le raccolgono. E questa è la statua del Gesù che ricorda il Monte degli Ulivi al Calvario. Calvario del Monte degli Ulivi. Mauri, quindi... Molto interessante, molto bello, soprattutto un paesaggio praticamente da sud, da Puglia. Del meridione. Del meridione, sì. Perché sono tutti ulivi. Tutti ulivi, e questi qui c'è solo in meridione, che qui è difficile trovare posti così, qui a Lombardia, Poi che qui fa freddo e... Però qua su questa collina... E poi su questa collina c'è un clima veramente mite. Sì, fantastico. Verrebbe voglia di starci qua tutti i giorni, incredibile. Sì, infatti. In diretta, facciamo le dirette dal Monte degli Ulivi di Varese, Mauri. Ebbene, Mauri, quindi riprendiamo, andiamo di nuovo verso la macina, magari... ma lì la collina di Bosto, ma incredibile, guardate che panorama, cari amici, troppo bello, anche qua, guardate il panorama, le Alpi con la collina di Bosto, presso Varese, ah che bello. Panorama sulle Alpi, ma siamo nel giardino degli ulivi. E quindi considerazione, ma come si sta bene? Primavera. Amici, è il 18 dicembre 2021. Come si sta? Ma? Ci sta benissimo. Ancora un po' ci dobbiamo sbottonare, perché... Sì, infatti. Ah, che bello. Cioè, come si può artisticamente godere, artisticamente, pure con tante situazioni che si vivono nella vita di oggi, di adesso, purtroppo, eppure invece, Mauri, troviamo il nostro spazio artistico. Sì, è bellissimo. È bellissimo qua, si sta benissimo. Ah, che bello. Continuiamo, Mauri, andiamo verso di là, andiamo la macchina. Andiamo verso di là. Benissimo. Mauri, qua verso la macina, e cari amici, giusto facciamo il giro e andiamo, allora, anche guardando, allora andiamo un attimo verso il lago, sì, facciamo sì,
questo bellissimo posto merita, quella pianta lì anche con fatta in un certo modo, aperta in due a palmetta. Quella lì fatta un po' a palmetta, vedo che sono coltivate, io direi a palmetta, sì. Perché sono un po' col fusto e aperto un po' così, sì, infatti. Come si coltiva l'olivo. Per chi non lo sapesse, io comunque avevo fatto il tecnico agrario, poi ecco, tanto per cambiare, non l'ho mica finito, però avevo iniziato il tecnico agrario. Era un agronomo, era? Sì, però era molto difficile, cari amici, non è la mancanza... Non è un discorso di mancanza di voglia di fare, è un discorso che la prima classe erano 24 alunni per ogni sezione, erano tre sezioni, A, B e C della prima classe. Si arrivava alla classe quinta, erano un 16 alunni quanti erano, una sola sezione. E era una scuola tecnico agrario Villa Cortese vicino a Legnano, provincia di Milano, tra Milano e Varese. Era una scuola molto selettiva. Ho capito che non era cosa per me, perché il primo che avrebbero fatto fuori era sottoscritto. Scusa, a Villa Cortese. Sapevi che avevo fatto il tecnico agrario, no? Sapevi che avevo fatto il tecnico agrario? No, non me l'avevi detto. Io sapevo che lavoravi... Sì. Sapevo che facevi il barman lì, non so che avevi... Ho fatto anche un corso di barman, sì. Quindi ne avevi fatte di cose. Sì. Tecnico agrario, ma quanti anni hai fatto? Un anno? Ho iniziato... È come un libro che sfogli piano piano. Io devo riscoprirlo ancora. Sì. Forse per 10 anni lo riscoprirò tutto. ma ne ho fatte. Bene, bene. Per fortuna. Bene. E continuiamo, dai. Bene. Sì, cari amici, mi piaceva assolutamente molto le piante, perché le piante sono vita. Le piante sono vita e quindi sono stata sempre... Magari uno certo dice, ma caspita, ma anche altri argomenti, certamente no, ma le piante sono vita, le piante sono vive, crescono. Una pianta, tante volte danno a una pianta un'età massima che possa crescere prima di finire. Io reputo che le piante potrebbero essere eterne, volendo. Questa qui si è tenuta bene, anche sì. Anche se il problema dell'olivo è che non dà praticamente, non ha, Mauri, là? La terra apposta. Quella che si attacca. La colla, quella che si attacca. Come la, si aspetta, resina. La resina. La resina. Esatto. Non si cerne la resina, quello è il problema dell'olivo. Quindi in realtà è vero, l'olivo quando diventa grande inizia a fare il tronco cavo ad avere dei problemi. Però anche col tronco cavo può crescere sempre, assolutamente. E qua si continua, lì addirittura hanno messo il supermercato, hanno fatto un po' di lavori recenti, però sì. Le colline rimangono sempre quelle belle di una volta. Lì si va verso il lago, allora magari qua. Si possono fare delle panoramiche, Mauri? C'è sole di fronte. C'è un sole, altro che dicembre. 18 dicembre, 18 dicembre 2021, e qua si sta da favola, qui c'è anche una cappellina, e di qua possiamo ammirare le zone tra gli ulivi, la zona del lago di Varese. Ebbene, cari amici, la nostra esplorazione al Monte degli Ulivi sopra Varese finisce qua, come si dice. Mauri, una giornata a quanto pare diversa dal solito. Sì, infatti. Riusciamo a dare dei prodotti sempre nuovi al nostro pubblico.
È bellissima, una bellissima giornata del 18 dicembre 2021. Sì. E che ricorderemo per questa nostra, io potrei anche dire, ritrovata libertà di stare all'aria aperta, che sembra di stare al sud, sembra di, sì, stare, sembra di stare al in sud. Puglia. Stare al sud, sì, sì. Mi ricorda quando andai in Puglia in vacanza tanti anni fa, Mauro? Mm-hmm. Andai verso il 1992, più o meno. Ah, 92, sì, sì. Andai a Vieste sul Gargano. Ah, mm. Sì. E fu una bella esperienza di vacanza, una settimana a mangiare le orecchiette e bruculette. Ai broccoli, fantastici, cucinati divinamente. Like, cari amici, seguiteci, Gennaro Gelmini e Mauri del nuovo salotto di Mauri. E bene, alla prossima, il 18 dicembre 2021. Alla prossima, ciao ciao. Mettete un like, iscrivetevi se potete, ovvio. Sempre continuiamo, perché sempre continuiamo. Allora, tanti, diciamola proprio, tanti stanno lì a discutere su chi più ne metta, mentre invece dovrebbero pensare che il discorso dei video è un discorso anche artistico. Allora dobbiamo vivere la vita, e per vivere la vita bella la facciamo qualcosa di artistico. Perché poi, Mauri, considera una cosa: se noi non facessimo arte, magari oggi non saremmo venuti qua. E ci perdevamo una giornata così sublime, così bella, così fantastica. È quello a cui bisogna badare, lo diciamo a chi ci segue, ma è quello. Quindi la vita, Mauri, dura 100 anni, godiamocela a vedere le cose belle, l'arte, viva l'arte, viva l'arte. Ciao, a presto, cari amici. Prestissimo. E iniziamo a Gavirate con questa bellissima, praticamente, pensiero dei ragazzi della scuola. Il cielo è di tutti. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti. Gli occhi di ogni occhio, il cielo intero è mio. Quando lo guardo. E del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino, non c'è povero, tanto povero, che non ne sia padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera. Le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, non manca niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente? Spiegatemi voi dunque, in prosa e in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra tutta a pezzetti. Gianni Rodari, beh, la scuola. Che ne pensi, Mauri? Questo è... Le poesie di Gianni Rodari le sentivo a scuola, quando andavo, alle elementari, alle medie. Mm-mm. Tanti anni fa e niente, proprio per quel motivo lì che quando ci sono questi versi qui scritti, uno può andare, l'ho vista la memoria nelle poesie che si leggevano ai nostri tempi, non so se le leggono ancora adesso, ma credo di sì, vedendo questa cosa qua recente, e allora ti vengono in mente i tempi della scuola, le poesie che venivano lette. Bene, bene, e qua guardando... Per esempio, il sogno è di tutti, poi serenità, armonia, e quindi, cari amici, il cielo è di tutti.
La nuova fontana del municipio valeva farla vedere, perché è una bella rappresentazione. Mauri, una rappresentazione bella, classica. Va sul classico, un bambino sopra un pezzo. Sì, è vero, una roba proprio classica, bella, fatta bene. È la piazza del municipio, no? Giusto? Sì, la piazza del municipio. La piazza del municipio, qui a Gavirate. A Gavirate abbiamo questa bellissima fontana, nuova di zecca, stile antico. Questa è un'antica costruzione di Gavirate, tipo a Castellaccio. Cioè, non proprio a castello, ma una costruzione riecheggiante un castello. Bellissimi i parchi. Ok. Fanny, questa è un'anatra muta. Ma che roba. E cari amici, immancabile Anatrella. Sì. Cos'è che c'è? Lei ha capito che c'è da... Magari, Mauri, tu che hai gatti, che hai avuto gli animali avvicinati. Io il problema, sai qual è? Che non ho pane. Pane bagnato, secondo me. Ma via, devo... Nina! Su YouTube devi venire, non viene su... No, se ne va, è come i nostri hater, è scazzata. Sì, dai, su, Pulcucane! Dai, vai! Se ne va! Vieni qua! Se ne va come scappa! Al lago di Varese. Bellissimo, adesso vedremo un sacco di cose belle. Jenny e Mauri, sì, aspettate. Oggi è il 23 dicembre 2021. È buona l'erba? No, ha una fame, mangia l'erba, pensa questa qui. Qui ci vorrebbe un po' di... Noi, mi ricordo che si faceva il pane, lo si impastavi bagnato, lo buttavi con il pane vecchio, naturalmente. Ma mi dimentico sempre. Lo facevi sciopero, io lo lanciavo. Lo porterò un po' di pane. Ma il corvo. Questi animaletti. Beh, ok, a dopo, cari amici. Okay. Lasciamo mangiare un po' di cosine buone all'animaletto. Un fungo sta mangiando. Muove la cola. Bene. Ciao. Ma che roba, sono i gabbiani. Dalle anche gli uccellini sotto. Gli uccellini sotto. Non ce n'è molto di pane, ragazzi. Ma fatti che urca miseria, ragazzi. Ma che roba, l'ha preso il volo! Non ce l'ho più! Dio mio! Avete visto che l'ha presa al volo? Oh, che carini! Sono gabbiani! Wow, fantastici! Uè, gabbiani! Quante gabbionetta! I gabbiani, va adesso come gli hater vanno nella loro posizione. Comunque è bellissima, qui c'è proprio, guarda. Si sta benone. Fantastico, cari amici. Stanno discorrendo tra di loro. Ma che volo è? Adesso sono andati. Le folagre.
Fantastico posto, non per dire. Tutto il lago, bellissimo. E questo è il pontile turistico che dà una sensazione sublime. Visitiamolo tutto, Mauri. Che dire, ho agganciato la videocamera al Mauri. Ma qui c'è il rischio di fare un capitolo. Sì. Le assi si muovono un po' in qualche modo, se uno inciampa magari può finire dentro. Solo che agganciando la videocamera non riuscivo poi a riprendere. No, comunque questo è un bel postino, una bella passeggiata d'estate, soprattutto perché adesso siamo d'inverno. Si riesce. Fantastico. Comunque devo dire che qui il lago sempre il suo fascino. Prima abbiamo dato da mangiare un po' ai gabbiani e alle anatre qua. E alle folaghe, germani reali. Insomma, ci sono tanti. Quello... un po' di pane che avevamo, adesso insomma ci dedichiamo ai video qui un po' in giro. Certo. Andiamo. Così racconto un po', metti la videocamera nel braccio, perché non lo so, qua può anche capitare che cade dentro. E così, cari amici, lì vedete, una volta era anche da hangar, praticamente dove mettevano gli aeroplani che volavano sull'acqua, gli idrovolanti, che a volte gli idrovolanti mettevano questo bellissimo hangar, bellissimo, sì, e poi li facevano partire sul lago. Qui questo lago, che è il decimo lago per grandezza dei laghi d'Italia, ha una superficie senza onde, come uno specchio d'acqua, incredibile, e questo fa sì che sia perfetto per il volo degli idrovolanti. Oggi naturalmente si è preferito l'aereo, c'era anche la mongolfiera, l'altro con Mauri, il dirigibile. Dirigibile, tutto è possibile. Però alla fine l'esperienza vuole, si è scelto l'aereo. E questo comunque era il posto fantastico per far volare gli idrovolanti, che il problema è che avevano una capacità di portare persone limitate, numero limitato. Però continuiamo questo pontile turistico, questa cosa così bella, Mauri. Allora, sì. Io godo di queste cose perché bisogna anche godere della semplicità. Tante volte, ma perdete tempo, ma meno male che perdiamo tempo. Ma sapete che è l'essenza della vita, saper godere della vita. E questa sarebbe la perdita di tempo, ma meno male che ci sono queste perdite di tempo. Altrimenti dove saremmo, Mauri, a far cosa? Niente. Allora la giornata passa così, a casa la giornata passa in fretta, e invece qui che luogo, e poi sei nell'immenso, perché qua si sta nell'immenso, nell'immensità. Mauri, non c'è limite, perché poi alla nostra immaginazione non c'è limite. Al nostro voler fare, al nostro... Ma dedicatevi a queste cose, cari amici. Ma meno male che perdiamo tempo, Mauri, queste cose così belle. Meglio perdere tempo, magari, non so, insultando le altre persone. Infatti. E facendo scherzi, tiri mancini. Questa è una perdita di tempo almeno costruttiva, questa, che facciamo vedere dei posti che magari nessuno conosce, che... Sì, un po' alla luce, che c'è poca luce oggi. Perché oggi il tempo va e viene un po' nuvoloso. Va e viene, però... È invernale da queste parti, perché noi siamo in Lombardia e quindi il tempo qui... Però ti dico, Mauri, l'altra pressione sul lago è vera, perché notiamo c'è un po' di... si è aperto un po' il cielo. Sì, qua c'è l'alta pressione. Quindi un po' di alta pressione si crea sempre, per fortuna. Niente, non si perde tempo, perché giustamente
magari si gode della vita, si gode ognuno di poi ha le sue opinioni, sia chiaro, non è che uno debba per forza di cose cioè fare fare video, la cosa, cioè ognuno ha le sue passioni, credo, c'è chi fa video, chi fa foto, chi corre, giusto? Ma ci vogliono queste belle passioni. Bene, due folaghe lì e poi di là ci sono, c'è la parte di Gavirate, siamo a Gavirate, la parte alta. Mauri, facciamo vedere, in pratica lì c'è la parte alta del paese, siamo a Gavirate, un paese di poco meno di 10.000 abitanti, bellissimo, sul lago di Varese, una volta si chiamava lago di Gavirate perché è proprio vicino al paese. Dopo hanno fatto Varese, capoluogo di provincia, hanno chiamato lago di Varese. E c'è il lago di Monate, e c'è il lago di Comabbio, abbiamo il lago Maggiore, abbiamo il lago... abbiamo tutti i laghi che vogliamo. C'è una mappa di laghi che è una favola. Quindi, cari amici, la vita va anche vissuta in questa maniera. La vita è anche questa. E qui da Gavirate al 23 dicembre 2021 si continua. Incredibile, tutte le folaghe tornano verso il lago, tutte insieme. Mauri, divino questo posto, Infatti, stavo guardando quella cosa lì, ma che roba. Ci sta... Immancabile una statua sul lago degli artisti locali e un bellissimo discorso che fa riflettere veramente. L'ombra sarà la luce del riverbero. L'ombra sarà la luce del riverbero. Ma perché? Perché l'essenza della vita. Ed ecco, Mauri, l'essenza della vita. Questa è l'essenza della vita. Cari amici, vivete la vita. E guardate un campo di folaghe, bellissimo, cerco di prenderle senza prendere le persone terze, le folaghe, la statua, il lago. E Mauri, quindi tocco finale di questo 23 dicembre 2021. Abbiamo esplorato più che altro, abbiamo visitato un lago proprio non distante da Varese, da Milano, così, e abbiamo fatto vedere Gavirate, la libertà anche di quello che può essere. Noi siamo liberi in un posto che in questo momento, vabbè, magari poco frequentato perché è inverno, però d'estate è moneta anche turistica. Bellissimo. In ogni modo
Bene. Ci sta. Guardate, cari amici, troppo bello. E con questo è tutto dal lago di Varese, con una bella barca che è partita, col canneto spettacolare che volevo far tanto vedere al Mauri. Bei paesini di Riviera, qua da Gavirate. Bene. Ma è incredibile, solo qui abbiamo trovato una palma che si vede i semi dal vento, saranno portati sopra quest'albero, saranno stati portati. Come vedete, questa palma miracolosamente è venuta su questo albero, come diceva Jenny. È incredibile. E cresce, crescerà anche. Cresce, però andrebbe divisa dall'albero, però è una cosa incredibile. Tra il lago che fa questi, sì, infatti, il clima. Questa situazione, il clima, incredibile, bello.